coautore di questo testo, con me ci sono degli amici con i quali è nata questa iniziativa attraverso la quale noi stiamo cercando di dare un punto di vista sulla gestione della pubblica amministrazione oggi in Italia e anche sulle realtà di eccellenza. Faremo un dibattito e avremo modo di poterci confrontare con degli aspetti che riguardano non solo la gestione ma soprattutto il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Con me ci sono questa sera l'amico Vito Crimi, che è senatore della Repubblica ed è membro della Commissione Affari Costituzionali, e poi con la mia destra c'è il dottor Massimo Forgione, che è il direttore della Casa di Reclusione di Sant'Angelo dei Lombardi. Perché parlare di amministrazione pubblica e avere un direttore di un carcere a parlare e a portare una testimonianza? Noi siamo abituati a sentir parlare di pubblica amministrazione e di amministrazione evidenziaria soltanto in termini purtroppo negativi. Abbiamo delle immagini e delle rappresentazioni della realtà evidenziaria che sono sempre molto grigie e nefaste. Invece questa sera porteremo un'esperienza totalmente differente. Il carcere di Sant'Angelo Lombardi nel 2011 ha vinto un premio qualità per la pubblica amministrazione, quindi si è distinto sul panorama nazionale per principi di efficienza e di organizzazione positiva. Noi con questo libro abbiamo voluto soffermarci su anche un nuovo paradigma, che lo vedremo più tardi, è quello della sussidiarietà orizzontale. E nello specifico, prima di tutto vorrei fare una panoramica con voi di quelli che sono i presupposti da cui nasce questo testo. Civitas rappresenta come concetto il diritto acquisito del cittadino di essere parte attiva nella società. Il concetto nasce nell'antica Roma e rappresenta appunto lo status del cittadino libero che aveva facoltà di aderire alle assemblee pubbliche. Un qualcosa che in un certo senso noi oggi non viviamo più in termini molto concreti. Per noi la cittadinanza è un diritto acquisito e un modo di vivere lo Stato che in parte abbiamo anche dimenticato, quello che è il diritto di partecipazione. Molto spesso noi cittadini tendiamo a delegare, tendiamo ad affidare allo Stato, alla classe dirigente politica e amministrativa il compito di occuparsi in modo esclusivo della gestione della nostra vita. Il punto è che ciò che abbiamo dimenticato, ma che ce lo ricorda la Costituzione, nello specifico il titolo quinto con l'articolo 118 e con il principio di sussidiarietà orizzontale, ci dice la Costituzione che il cittadino deve essere parte attiva di questo dialogo continuo con la pubblica amministrazione. Io per una questione organizzativa mi piacerebbe intervallare tra noi lavoratori alcuni aspetti di queste riflessioni, in modo tale da poterci confrontare piuttosto che avere un mero incontro nel quale noi raccontiamo quello che è il nostro percorso di vita professionale. Allora, innanzitutto vorrei dare la parola a Vito, perché lo ringrazio, perché dopo una giornata, come ben sapete, è una settimana molto particolare in Parlamento, perché stiamo per eleggere il nostro nuovo Presidente della Repubblica e quindi l'attenzione è focalizzata su degli argomenti molto molto delicati. Vito, nonostante tutto, è riuscito a raggiungerci a Salerno e a esserci vicini, perché era un segnale che volevamo dare anche di attenzione da parte del mondo istituzionale verso quello che è il discorso della cittadinanza attiva. E quindi Vito, ti ringrazio e ti passo la parola. Grazie Enrico. Perché l'elezione del Presidente della Repubblica, in cui tutti si stanno concentrando, ci sono altre due cose ben più importanti dell'elezione del Presidente della Repubblica, anche se tutti si stanno concentrando su quella, perché è la cosa che è più facile da percepire, tipo un toto quirinale, no? Chi sarà? Mentre in realtà abbiamo in ballo la legge elettorale e la riforma costituzionale, quindi al Senato in questi giorni sta combattendo, ma in maniera, io purtroppo per il mio ruolo in particolare al Senato mi trovo in prima fila a essere, diciamo,
definito il condottiero un po' del gruppo, il nostro gruppo sulla legge elettorale, come lo ero per la riforma costituzionale prima. E insomma lì ce ne sarebbero delle cose da dire, ma è un po' fuori l'argomento della giornata. Se per la commissione di cui faccio parte, che è la prima commissione affari costituzionali, che si occupa anche di pubblica amministrazione, ecco anche la connessione con il libro, il tema della giornata, stiamo esaminando in questi giorni, in questi mesi anzi, il disegno di riforma della pubblica amministrazione. È una riforma epocale per certi versi, ma purtroppo mancante di tante cose. Diciamo che tutto quello che era auspicabile in una riforma della pubblica amministrazione si è tradotto nella riforma dei meccanismi dei meccanismi più che altro organizzativi e di tipo di rapporto di lavoro, giuslavoristici, relativi alla pubblica amministrazione, alle responsabilità dei dirigenti o dei funzionari, a questioni legate all'abolizione di un diritto, il diritto camerale, oppure l'abolizione della figura del segretario comunale, insomma, o l'accorpamento delle forze di polizia. Diciamo, non è una vera e propria riforma della pubblica amministrazione, intesa come cambiamo il modo in cui la pubblica amministrazione si relaziona con i cittadini, che sarebbe stata forse la migliore delle riforme. E per quanto riguarda la pubblica amministrazione, sempre tornando al discorso comunicazione e pubblica amministrazione, che è il tema del libro, ci sono già tante norme, e già citavi la sussidiarietà orizzontale prevista nella Costituzione, che comporta quindi una interrelazione tra anche amministrazioni, enti, organizzazioni, altre organizzazioni esterne, la partecipazione. Ci sono già un sacco di norme, tante norme, che purtroppo sono disapplicate. Questo è il grande problema di questo paese, il fatto che le norme ci sono ma vengono disapplicate. Abbiamo le norme sul cosiddetto codice digitale, insomma comunque le norme sulla digitalizzazione degli atti, sull'obbligo dell'informazione, della pubblicazione di informazioni, parlavamo poco fa con Francesco. L'obbligo di pubblicazione di informazioni, dati, in modalità aperta, che è stato rimandato, e ora forse comincia a trovare una sua realizzazione. Significa che le amministrazioni, quando pubblicano dei dati, questa è una cosa che molti cittadini non sanno, hanno l'obbligo di pubblicarli in un formato che si chiama open data, il formato aperto, cioè non è sufficiente che una amministrazione pubblichi, per esempio, nell'albo pretorio tutti i documenti, per esempio un comune, no? Pubblica nell'albo pretorio tutti i documenti che ha fatto quel comune, quindi le delibere, le determine, eccetera. Ma deve permettere nelle condizioni l'utente di poter scaricare un file che contiene quelle informazioni, che può essere utilizzato poi così, con i dati, e non come delle fotografie da leggere, da guardare, come può essere un foglio di carta. Questo è rivoluzionario perché apre tutto uno scenario addirittura legato a nuove opportunità di lavoro, che spesso è trascurato. Voi immaginate se ci fosse la possibilità di avere tutti i dati, le informazioni relative alla criminalità, oppure alla presenza di attività e servizi commerciali o servizi istituzionali in un territorio, e questo potrebbe comportare la realizzazione di un'app per tablet o cellulare che ti permette in poco tempo, a seconda dove ti trovi, avere un quadro della situazione in cui sei, oppure avere anche lì una applicazione che ti permetta di consultare tutte le delibere di un comune e trovare quell'atto che ti interessa e quel tipo di appalto che è stato concesso entro una certa cifra per una certa materia, per un certo tipo di attività, e quindi poter permettere a qualcuno di sviluppare un'applicazione utilizzando quei dati, prendendo i dati da lì e sviluppo un'applicazione, cosa che già succede in alcune realtà.
Questo è per esempio una cosa rivoluzionaria, che nella pubblica amministrazione è obbligatorio da tanti anni, ma rimandato, e ancora adesso molti fanno fatica a fare. Altra cosa che è essenziale, che manca nella pubblica amministrazione e che è essenziale per poter crescere nella parte comunicativa, è la formazione. Senza formazione, anche formazione nel rapportarsi con l'utente, non può esserci crescita comunicativa. E io ho ricordo che nell'ufficio dove lavoravo prima di andare questo, sono adesso alla Corte d'Appello di Brescia, avevamo organizzato una serie di corsi per il nostro personale, ma una cosa che ci eravamo fatti da soli, quei pochi soldi che c'erano a disposizione, li avevamo concentrati più che con una formazione tecnica sulla formazione psicologica, su come relazionarsi col pubblico. Avevamo preso il personale che è il più a contatto col pubblico, quindi quello che sta allo sportello, avevamo fatto proprio dei corsi di relazioni col pubblico, perché quello, la vetrina, cioè il momento in cui il cittadino si relaziona con la pubblica amministrazione, è in mezzo, c'è solitamente l'impiegato, ed è quello l'elemento che mette in relazione un cittadino con la pubblica amministrazione. Se quella persona ha quel minimo di formazione che permette di realizzare questa comunicazione interattiva, quindi capire le esigenze e venire incontro, ma anche cogliere eventuali sollecitazioni, perché dimentichiamo sempre che dalle esigenze dei cittadini possono arrivare delle sollecitazioni alla pubblica amministrazione per modificare il suo modo di relazionarsi con i cittadini. Ecco, questo effetto bidirezionale lì, nel piccolo utente che chiede una cosa o manifesta una esigenza o un problema, in quella piccola relazione si realizza la partecipazione cittadino pubblica amministrazione. Anche se sembra un fatto piccolo e banale, lì è partecipazione alla vita pubblica, dando il proprio contributo, sempre che dall'altra parte ci sia chi recepisce questo elemento come una partecipazione, e quindi lo fa fruttare, lo fa diventare prezioso per far crescere la pubblica amministrazione. Io ho preso un attimino spunto da alcune riflessioni che stava facendo Ido, per partire da anche l'introduzione verso quello che è il discorso del potere con Massimiliano, sul tema della meritocrazia di cui tu parlavi prima, come leva attraverso la quale poter intervenire per migliorare i parametri di efficienza della nostra macchina amministrativa. Allora, su questo punto mi piacerebbe introdurvi, mi piace introdurvi Massimiliano Forcione, prego. Presentato. Buonasera, buonasera a tutti. Cercherò di essere breve e cercherò di raccontare soprattutto l'esperienza che quotidianamente facciamo con Enrico in carcere in tema di comunicazione, riferito soprattutto a questa particolarissima pubblica amministrazione. Quando Enrico mi disse che stava scrivendo un libro, francamente gli diedi del matto, nel senso che quando incominciamo a parlare di e-governance, di piano delle performance, di stakeholder, delle cose che francamente noi che venivamo dal liceo classico e che avevamo fatto miserrimi studi di giurisprudenza, francamente vedevamo come qualcosa di molto 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 lontano da noi, eppure la pubblica amministrazione si evolve in senso positivo, ed oggi più che mai ovviamente si ha necessità di competenze che si debbono possedere prima e che poi debbono essere ulteriormente affinate e raffinate nell'agire quotidiano. E soprattutto eccepiva Enrico il fatto che parlasse di comunicazione, volesse scrivere un